Ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è la premiata coppia Alessandro and Alessandro con Di Romolo. Ciao. E De Luca che saluta in ogni caso. Ciao. Sì, ero sopra pensiero, cercando la scaletta e ho sentito Alessandro e... Vuoi fare uno scherzo? Prima c'è la disciplina di De Luca e poi dirò. Vi ho colti di sorpresa, ho cercato di spiazzarvi. Allora, come al solito, cominciamo citando, parlando di tre film in uscita questa settimana, anche se uno è uscito ed è già rientrato. C'è questo 17 anni e come uscirne vivi, che è un titolo italiano meraviglioso per The Edge of 17. Tra l'altro puntualizza 17 anni e tra parentesi e come uscirne vivi. Quindi proprio... E in inglese invece è? The Edge of 17. Ah, ok. Vabbè, comunque sono 17. Che è il film d'esordio di Kelly Fremon Craig, che aveva scritto un paio di film prima di questo, ma tipo svariati anni prima. E qui ha fatto il suo esordio. C'è Hailee Steinfeld, che pare sia bravissima. Poi vabbè, Woody Harrelson, che va sempre bene. E insomma, dovrebbe essere una storia di coming of age, che è veramente stata apprezzata a tutto tondo, un po' dappertutto. Io non l'ho ancora visto, anche perché qua esce fra un mesetto, e quindi che ci devo fare? Però, diciamo, adesso io non so se voi... immagino che tu, Delu, non ne fossi a conoscenza, visto che non sapevi... No, assolutamente no. Però, insomma, pare che sia proprio molto bello. Il pomodorometro... è tipo 95, se non sbaglio, sì. E quindi insomma è da consigliare, diciamo, se vi può interessare come tipo di film. Tra l'altro vedo che in inglese Edge of 17 è rated R, quindi tromba. Sì, no, gli altri due film che si segnalano invece li abbiamo visti, o perlomeno due li ho visti. Cioè, io li ho visti entrambi, e il Diro ne ha visto uno. Quell'uno è La Tartaruga Rossa. E a questo punto, se vuoi parlarne un attimo così, è quello che è uscito e rientrato, nel senso che è stato al cinema solo dal 27 al 29 marzo. Come spesso accade con i film dello studio Ghibli, questo è un film coprodotto dallo studio Ghibli. Il regista è olandese, coprodotto comunque con la Francia, però ci ha lavorato anche lo studio Ghibli, ci ha lavorato molto Isao Takata. E appunto è uscito solo tre giorni. Magari lo ributteranno fuori come è successo con Your Name, ma insomma si sa come girano queste cose. Tu però, Dio, so che l'hai visto. Ti stalkerò sempre su Letterboxd per fare la scaletta. Io ho preso l'edizione speciale da Amazon France, che mi sembra fosse stata pubblicata intorno a dicembre, perché appunto, essendo un film muto, non c'era alcun problema per quanto riguarda la localizzazione. Tra l'altro è una bellissima edizione, perché c'è anche l'artbook e il CD della colonna sonora, mi sa che ne aveva parlato già Ugo in uno dei precedenti popcorn. Forse sì. E quindi in edizione pregevole, a un prezzo tutto sommato ridotto per queste edizioni, perché 39 euro ti portai a casa tutto quel ben di Dio, quindi ci stava. E niente, il distributore italiano non ha tenuto conto di questa cosa, nel senso che esce a circa 4 mesi dalla pubblicazione dell'edizione a un video in Francia, quindi insomma sicuramente molti di quelli che volevano vederlo l'hanno già visto in questa maniera, quindi non so se effettivamente sia andato poi così bene al botteghino, ma io talmente bene da giustificare magari un ritorno in sala, sì, come è stato per Your Name. Perché in effetti queste uscite da tre giorni tendono a essere pensate per un pubblico comunque di appassionati che segue queste cose e che quindi magari nel frattempo l'aveva già visto. Sì, infatti questo sempre Your Name, se vogliamo un po' parlare di illegalità, non si trova ancora oggi sui torrent, e quindi sicuramente ha influenzato. Poi comunque in questo caso c'è appunto il fatto che, essendo un film in cui non parlano mai, non c'è neanche il problema vorrei vederlo in italiano. No. Non c'è neanche il problema l'adattamento italiano fa cagare. Che... Esatto, magari mettevano la voce fuori campo di Tony Servillo che raccontava tutto, cose del genere. Sarebbe stato bellissimo. Tipo il documentario con Morgan Freeman che parla cosa con i pinguini. Sì, che in italiano è tipo Fiorello che lo tocca, con la marcia dei pinguini. E niente, a me è piaciuto moltissimo. Cioè, questo Michael Dudok De Witt, che come detto, è un regista olandese, ha girato diversi corti che tra l'altro nell'edizione a video ci sono, io ancora non l'ho visti, però insomma ne hanno parlato tutti molto bene,
e mi sembra di aver capito che è proprio lo studio Ghibli che è affascinato dalla tecnica di Dudok e insomma affascinato proprio da questi corti ha proposto questa collaborazione con il regista olandese. Sì, non è chiarissima la dinamica, nel senso che ho letto interviste e cose e tipo lui comunque aveva già incontrato e conosceva Miyazaki, gente dello studio Ghibli, però il capo di Wild Bunch, che è lo studio francese che ha coprodotto insieme ad altri 100.000, dice che lui è andato in Giappone in visita allo studio Ghibli, visto che loro sono i distributori per la Francia, e Miyazaki gli ha detto: oh, quello che ha fatto sto cortometraggio, quello con cui ha vinto l'Oscar qualche anno prima, voglio produrgli un film. Organizzato. Il prossimo che fa glielo produco io. E quindi insomma gli ha prodotto questo la Tartaruga Rossa, che racconta la storia di questo naufrago che appunto si ritrova sulla spiaggia di un'isola deserta e cerca in tutti i modi di creare una zattera, di andare al largo e di tornare nel mondo civilizzato, però la qualcosa gli viene impedita da questa Tartaruga Rossa, appunto, che insomma è un po' la personificazione della natura, dell'indifferenza anche della natura nei confronti delle cose piccole di noi umani, e niente, vabbè, poi non vi spiego come si evolve la situazione, dico solo che vabbè, dal punto di vista del disegno, del tratto, è veramente eccezionale, anche l'effetto che lui dice di aver voluto ricreare con più attenzione per i dettagli e la fluidità dell'acqua e tutte le sequenze subacquee che sono effettivamente fantastiche, però insomma anche per il resto c'è una scena con lo tsunami che è potentissima. In generale proprio la natura, l'isola, la flora, la fauna è ricreata, sì, in una maniera veramente efficace, cioè proprio nonostante sia un film senza parole c'è un world building, sì, o un island building che è fenomenale, perché è proprio, sì, bello da quel punto di vista. Sì, beh, ovviamente anche attraverso il sound design riesce comunque a creare un'atmosfera fantastica, attraverso delle musiche che ho trovato personalmente bellissime, soprattutto il tema principale, che è quello che poi trovate anche nel trailer, quindi straconsigliato. E vabbè, peccato, insomma, cioè, alla fine il problema di queste regioni comunque è relativo, perché il DVD su Amazon France lo potete acquistare a 13 euro, che in un certi circuiti, tipo il The Space, mi sembra di aver capito, anche Luci Cinema, è più o meno il prezzo del biglietto per gli eventi speciali, quindi 12 euro, 11 euro, quello che è, vi portate a casa comunque il DVD, vi arriva in consegna rapidissima, perché ormai probabile che lo trovate anche sull'Amazon italiano, non è da escludere questa cosa qua, forse un po' un prezzo maggiorato, però insomma... No, si trova, ho guardato 23 euro l'edizione... Quella Blu-ray? Ah no, solo DVD si trova su... Su Amazon France, ma è uguale, perché il profilo è lo stesso, non serve iscriversi un'altra volta, basta loggarsi con i dati dell'Amazon italiano e quindi puoi fare... No, quello sì, lo so, però esiste la versione Blu-ray allora. Sì, esiste la versione Blu-ray, okay. Cioè la versione DVD, Blu-ray e Blu-ray edizione speciale, quella che ho detto, con l'artbook e tutto l'edizione il resto. L'edizione Deluxe costa 21 euro. Ok, e quindi sì, insomma, straconsigliato, è un felicissimo mix tra animazione giapponese, perché comunque si vede che certi, anche dal punto di vista dello studio anatomico, tanto dell'essere umano quanto degli animali, si vede comunque l'attenzione per i dettagli dello studio Ghibli, e diceva un mix tra l'attenzione per i dettagli dell'animazione giapponese e pure il tratto franco-belga, perché poi sì, ok, lui è olandese, però la formazione si vede che è quella lì, i personaggi, i tratti dei personaggi sono un po' quelli della Tenten, diciamo. Sì. Insomma, è un felice miscuglio, a me personalmente ha fatto impazzire, perché è veramente bello bello bello, sì, bello tra l'altro bello. Poi è bello perché comunque riesce comunque senza svelare dettagli della trama, però riesce a raccontare, a dire un sacco di cose senza appunto doverle dire in maniera esplicita, sì, non so come altro mettere, col fatto che non parlano mai, e quindi... Sì. E soprattutto senza essere pesante, nel senso che non carica troppo sul fronte delle metafore visive, cose del genere. Sì, no, e poi non ha troppi momenti, paesaggio, contemplazione.
Sì. Tra l'altro, e tra l'altro, tu hai scritto la recensione su Letterboxd, no? Sì. E l'avevi pubblicata su Facebook. E mi sembra uno dei tuoi amici ti aveva chiesto se era fruibile anche da un pubblico di bambini. Mm-hmm. Noi abbiamo fatto un piccolo esperimento, l'abbiamo sempre nell'ambito di progetti Cineforum per le scuole, l'abbiamo fatto vedere a una classe di prima media. All'inizio ovviamente il fatto di che sia un film muto, che abbia dei ritmi magari un po' più lenti rispetto al cinema d'animazione medio di oggi, c'era un po' di distrazione, i ragazzetti un po' all'inizio hanno faticato un po' a entrare in sintonia col film, però poi comunque ha piaciuto a tutti molto, quindi sono rimasti tutti molto soddisfatti. Quindi portate anche i vostri bambini al cinema, comunque compratelo con i vostri bambini perché ne vale la pena. Poi tra l'altro, beh, ecco, magari poi i bambini non colgono tutte le sfumature di come si evolve la storia, il finale che è abbastanza straziante. Sì. Però ad esempio alcune, poi a me sorprendono sempre i bambini, perché soprattutto per quanto riguarda il cinema d'animazione vedono le cose in maniera diversa dagli adulti, e alcune cose soprattutto della Tartarugosa, senza scendere troppo nei dettagli, però alcune cose che poi effettivamente ho notato anche io dopo, però dopo averlo rivisto la seconda volta, loro l'hanno colte subito, e è sintomo anche di un pensiero laterale che comunque noi adulti magari perdiamo con l'età. Invece è simpatico farsi una chiacchierata con i bambini dopo che hanno visto un film d'animazione che conosciamo così bene. Io ad esempio, facendo il Cineforum, certi significati anche di Wall-E, anche di film Pixar, li ho scoperti solo grazie comunque alla collaborazione dei più piccoli, quindi... Che ti prendono allora, certo. Questa settimana ti spiego il film, Alessandro, che non capisci mai un cazzo. Esatto. Sì, infatti serve più a me il Cineforum che a loro a volte. Vabbè, giustamente. Ci sta tutto. Va bene, quindi insomma recuperatelo in qualche maniera se non siete riusciti ad andare a vederlo, anche se comunque avevo visto ed è uscito in un centinaio di sale, onestamente pensavo peggio. Sì, sì. Ma tipo l'ho trovato, lo trovo anche da me, che comunque di solito siamo esclusi da questi eventi speciali di solito, quindi boh, forse effettivamente avuto una bella distribuzione. Va bene. Ma dici un po' com'è questo Ghost in the Shell. Allora, è strano. la cosa più buona che ha è l'aspetto visivo, come forse si poteva anche intuire dal trailer. Visivamente non è tanto che è bello, è che è bizzarro, perché ha questa estetica che riprende molto i film d'animazione, ma quasi in maniera letterale. Ci sono delle panoramiche che sembra veramente, le macchinine piccole che vanno sulle strade sembrano quasi disegnate a mano, anche se non lo sono, ma perché il taglio visivo, l'uso dei colori, proprio forse anche un po' hanno giocato sulla risoluzione, sulla definizione delle cose. Sembra davvero di guardare quel tipo di animazione là, surreale, coloratissima, particolare, applicata comunque anche poi un po' a un gusto occidentale, perché per come è costruita la città ha degli elementi che sono magari più da fantascienza nostra, che poi, beh, si torna sempre a Blade Runner quando si parla di città futuristiche, per cui è un po' un misto se vogliamo, ma ha proprio un'estetica molto da cartone animato giapponese fatto in film, che comunque nel cinema occidentale è una roba abbastanza particolare. Cioè è assurdo, perché allo stesso tempo ovviamente già visto se conosci il materiale a cui si ispira, però tutto sommato fresco, perché è un tipo di estetica che non vediamo granché al cinema noi, e da quel punto di vista secondo me è anche molto bello. Poi Rupert Shaman, lei come si chiama? Sanders. Rupert Sanders ha un po' quest'occhio per fare l'inquadratura bella, però trovo che non sia un regista particolarmente dotato a livello di lo trovo poco dinamico, poco interessante come scelte visive, scelte registiche, quindi poi alla fine secondo me ci sono dei limiti. Cioè, se questo stesso tipo di approccio estetico me l'avesse provato un regista un po' più significativo, probabilmente sarebbe venuto fuori un filmone invece che questa roba interessante come scelte estetiche. Però ha questo, che sicuramente merita. Io poi l'ho visto in 3D e devo dire che col fatto che è così colorato e luminoso, una volta tanto non sembra di guardare un film col troppo scuro, tipo, non so, come si chiamava, quello di Ridley Scott nel deserto, con Christian Bale, che cioè, era ambientato nel deserto, sembrava che fosse sempre tardo pomeriggio con gli occhiali 3D.
Invece no, questo visivamente secondo me ci sta. C'è da dire anche che le scelte estetiche sono molto carine. A livello di coreografia e scene d'azione, credo che, da quello che mi ricordo, sono tutte le scene sono pescate da film o episodi vari dei Ghost in the Shell. Quindi chi magari le ha seguiti tutti rivedrà tutto. Cioè, ha già visto tutto quando ci sono scene d'azione. Io ho visto solo i primi due film e comunque ne ho riconosciute tipo 3 o 4, una roba del genere. E quindi c'è anche un po' l'effetto fotocopiatrice, un po' la Zack Snyder, se vogliamo, anche se poi in realtà le scene d'azione sono riprese, ma i motivi per cui avvengono, la storia, si fa abbastanza gli affari suoi, quella non ricalca più di tanto gli originali. La storia è anche interessante, perché comunque ragiona sugli stessi temi, l'intelligenza artificiale, il confronto fra la macchina e l'uomo, e lo fa comunque da un punto di vista un po' diverso, perché lavora sulla memoria, sui ricordi, su quanto i ricordi di ciò che abbiamo fatto ci definiscono come esseri umani. Il problema è che l'ho trovato tutto molto scritto in maniera molto semplicistica, è tutto molto veloce, frettoloso, didasca, poi è veramente, cioè, è l'occidentalizzazione nel senso peggiore del termine su alcune cose, perché è proprio didascalico, cioè proprio i dialoghi con personaggi che parlano fra di loro, non ha nessun senso che si dicano quelle cose, l'unico senso è che le devono spiegare allo spettatore, che sono delle robe che mi lasciano sempre un po' così, soprattutto quando poi, cioè, la prima conversazione del film sono due personaggi che hanno una conversazione di questo tipo per spiegare il titolo. Che cosa è Ghost, che cosa è Shelving, ma veramente, cioè, lasciami qualcosa da intuire, boh. Ed è un po' veramente la versione for dummies di quei discorsi che facevano i film originali, infilata in una trama abbastanza standard da film d'azione occidentale. È comunque più interessante del blockbusterone medio occidentale, perché ci sono questi temi, perché c'è questa estetica, ci sono queste cose qua. Però non lo so, mi sembra allo stesso tempo anche proprio un po' un'occasione persa, perché gli manca l'ultimo miglio per diventare una roba veramente, veramente, veramente bella. Non è orrendo, cioè non è brutto, orrendo, ok? Può dar fastidio magari il fatto che ci sia così tanto omaggiare e ricalcare scene dei cartoni animati. Però a parte quello non l'ho trovato fatto male. Tra l'altro dura 80 minuti, che è sempre un pregio per quanto mi riguarda. Almeno mi pare siano 80 minuti, comunque va via veloce. E anche questo. Ti avevo detto 2 ore, sinceramente. Aspetta. Ma allora, guarda, iniziava no, sono 80 minuti, perché iniziava alle 10:30, che quindi vuol dire e 50, sì. Ed è finito a mezzanotte e mezzo, quindi direi che siamo lì. Non sono 2 ore, sono... Allora forse non ho sbagliato le informazioni. Sì, infatti 106 minuti, quindi... sì, insomma, poco più di 80 minuti, insomma. Per cui, boh, insomma, gradevole, guardabile, accettando le promesse. Riguardo al whitewashing, che ci sono state fiori di polemiche, non ne posso parlare più di tanto, perché purtroppo è legato a un grosso spoiler sul film, che poi grosso si fa per dire, perché secondo me dopo 10 minuti già si è capito. Però... non mi sembra neanche il caso di dirlo qua dentro. Al limite, se viene voglia, ne possiamo parlare in un'altra puntata, quando c'è anche qualcun altro che l'ha visto, e così se ne può discutere in un segmento a parte. Però, e al di là di quello che diceva Ridley Scott quando ha fatto appunto il film con Christian Bale, che faceva Mosè, e dicevo, oh, regà, se non piglio Christian Bale, sto film non mi danno i soldi per farlo. E qui è la stessa roba, probabilmente. Se non c'hai Scarlett Johansson, non te lo finanziano sto film. Quindi c'è questo meccanismo di base che è rotto. Io capisco il desiderio di voler fare la versione live action di Ghost in the Shell avendo la protagonista orientale, però se lo fai come produzione occidentale, dove la trovi un'attrice orientale che da noi ha il seguito che c'ha Scarlett Johansson? Non la trovi e non fai il film, quindi boh, cioè, è senza uscita come discorso, temo, poi magari sbaglio. Al di là di quello, la cosa buffa è che il film non è che fa finta di niente, cioè non è che lei è Makoto Kusanagi, come cazzo si chiama, però è occidentale. C'è una spiegazione del perché lei è occidentale, e che però è una spiegazione che non voglio dare, cioè non voglio illustrare, appunto, per evitare spoiler, ed è comunque, non so quanto sia voluto, è buffo il fatto che è ambientato in una città comunque assolutamente multietnica, multiculturale, tutto il cast vede gente di tutte le etnie diverse, però in quel contesto lì,
quando fanno in quel contesto lì, che è comunque un contesto caratterizzato abbastanza come orientale, costruiscono i robot e i robot hanno la faccia americana. E a me non so se sia voluto, ma mi ha fatto venire in mente il fatto che i giapponesi fanno i cartoni animati e i fumetti e i personaggi tendono a occidentalizzarli come tratti. Non so se ci sia un desiderio di lavorare su quel discorso lì, nel fare i giapponesi che fanno i robot occidentali, o se sia semplicemente funziona così, cazzo ci dobbiamo, se sia involontario. Però sì, cioè, quello è il film di Ghost in the Shell con la protagonista occidentale, che ci dobbiamo fare. Tra l'altro, vabbè, su Comixology, fino a ieri, mi sa, quindi è inutile che ne parliamo, però erano in offerta i film, quindi sia il primo, i tre volumi, che cos'era come si chiama? Second version, un po' perso il filo dopo un po'. Remake, insomma, la seconda parte, che poi era basata sulla roba che è uscita dopo. Perché il fumetto originale è quello da cui poi è tratto il film, e tutto, poi è uscita altra roba collegata, sì, però video da cui poi hanno tratto i fumetti, quindi un po' ha fatto il percorso inverso. Sì, ti dico, il film ha grandissime linee, ma proprio in maniera molto vaga, prende dal fumetto originale e anche dal primo film, mentre in termini di coreografia, di scenazione, di elementi visivi, prende anche da altre versioni, insomma, altri cartoni animati, però la storia poi in realtà si fa abbastanza gli affari suoi, quindi. Io volevo dare un piccolo consiglio, magari, sul fatto che è uscita di recente in un video l'edizione originale del cartone, mm-hmm, ed è un buon evento, perché sembra che era fuori catalogo in Italia da non so quanti anni, e circolava solo la versione 2.0, che è una roba... Al confronto, allora, tutti i Guerre Stellari ritoccati da Lucas sono belli. Guarda, veramente. No, perché non c'è un... Cioè, io l'ho rivista stamattina, no? E cioè, proprio non c'è un criterio. A un certo punto, durante il film, i personaggi disegnati col tratto, insomma, tradizionale, bidimensionale, vengono sostituiti da bambolotti in computer grafica, ma senza un criterio. Cioè, non lo so, non fai un remake animato di Matrix, magari, quando sono nella realtà quella di Matrix, li fai in computer grafica, quando stanno nella realtà quella di Zion e tutte quelle minchiate lì, le fai in tratto, non lo so, in bidimensionale. Qua no, a un certo punto, senza criterio, diventano dei bambolotti in CGI molto molto brutti, perché poi la CGI è quella del cestone proprio. Mm-hmm. E mamma mia, cioè, massacrato proprio dal punto di vista visivo. Quindi se potete, mi pare che l'hanno messo anche in edicola insieme a TV Sorrisi e Canzoni, edicola edizione quella originale in DVD a tipo 12-13 euro. Quindi io sono abbastanza sicuro che l'avevo visto, tipo, si parla di 25 anni fa, tipo, perché era uscita, sì, avevano cominciato a fare in videocassetta, quindi si parla ancora di videocassette, in edicolo avevano cominciato a pubblicare una serie di anime in videocassetta, tra l'altro legalmente, non erano le solite cose all'italiana, portiamo giù le cassettine del Commodore 64. Infatti, e quindi sì, io avevo visto quello... Allora, videocassetta inglese o americana? No, sì, inglese probabilmente, non so neanche dove cacchio l'avevo presa, però l'avevo visto in inglese. Vabbè, comunque. Stavo riguardando su Comixology, è ancora in offerta, c'è anche Standalone Complex in offerta, che mi sa che è quello che è tratto dall'anime che poi è uscito dopo, che si svolge, se non sbaglio, dopo. C'è un delirio. Sì, poi sì, l'originale comunque è in offerta, c'è il bundle a 18 euro per i tre volumi, che è tutto sommato abbastanza buono, se volete leggere, sì, il fumetto. Ecco, poi, cioè, nel senso, forse è abbastanza implicito in quello che ho detto, però diciamo che rispetto ai film, soprattutto i primi due film, quelli di Mamoru Oshii, è un film molto meno... Cioè, i film di Mamoru Oshii sono... C'è sempre questa cosa che a un certo punto si ferma e fa un quarto d'ora di pippone social, filosofico, sulla guerra, la tecnologia... Qua è molto più spedito, chiacchiera veloce e poi via a sparare. È un film, un grosso film occidentale, insomma. Ma questo penso che fosse facile aspettarsi. Comunque, che è un po' la critica che io mi ricordo che un tizio orientale, non mi ricordo chi, aveva criticato a priori
l'occidentalizzazione di Ghost in the Shell, proprio perché Ghost in the Shell era legato a doppia mandata alla cultura giapponese, alla storia giapponese, non era semplicemente una cosa fantascientifica che per caso era stata scritta da un giapponese e aveva personaggi giapponesi come protagonisti, era essenzialmente giapponesi nel suo essere Ghost in the Shell, quindi farne un'occidentalizzazione tradiva tutte quelle premesse lì. Ma questo sicuramente è vero, però secondo me è vero anche che ne può venire fuori una storia interessante anche raccontata dal nostro punto di vista, e che poi qui la cosa gli manca un passo in più per diventarlo davvero. Io vedo che c'ha un 49 di pomodorometro nel frattempo. Ah, sta scendendo mi sembra onestamente un po' perché io l'ho visto tipo 2-3 giorni fa, era ancora intorno al 70%. Vedi un po'. Sì, ecco, magari più giusto lì. È sicuramente un film abbastanza debole a livello di scrittura, cioè ci sono i temi, ma finisce lì, non sono sviluppati granché. Anche quella cosa che non ho detto riguardo al modo buffo in cui affronta il whitewashing, secondo me sarebbe anche un'idea interessante quella che mette, però la butta lì e poi non ci fa un cazzo. È un po' il solito problema di questo genere di film, di questo genere di produzione, che anche quando ha delle idee dentro poi non vanno molto oltre l'essere idee, non vengono sfruttate più di tanto. Però visivamente secondo me comunque merita una visione, possibilmente sul grande schermo, ecco. Bini, allora parliamo invece dei film usciti la scorsa settimana che abbiamo visto, e ti ricedo la parola a dire o per dirci qualcosa di L. E che vuoi dire? Spettacolare. Sì, bello. Se lo trovate ancora in sala, recuperatelo. Secondo me già hanno iniziato a toglierlo, perché già ha avuto una distribuzione abbastanza misera, quindi non so, non mi sembra aver capito che non ha avuto un grande successo, perché poi anche dal punto di vista della promozione secondo me si poteva fare di più. Fatto sta che forse gli ha tagliato un po' le gambe anche il fatto che poi agli Oscar non ha vinto lei e non aveva neanche la nomination come film straniero, che magari sono due cose che l'avrebbero potuto un pochino spingere. Sì, non solo agli Oscar, ma mi sembra che non avesse la candidatura nemmeno ai Davide di Donatello, che comunque all'anno scorso, visto che ormai la produzione è in mano a Sky, sono diventati uno spettacolo più godibile degli anni scorsi e con molto più seguito rispetto agli anni scorsi, quindi magari una candidatura lì avrebbe dato quello slancio in più, invece è stato ignorato anche ai David. Ed è un peccato, perché è il nuovo film di Paul Verhoeven, quindi sicuramente lo conoscete per Robocop, per Starship Troopers, come hai detto tu, è uno dei più... Voglio a te. come ha detto Andrea, è uno dei più grandi trolloni della storia del cinema. E ci sta sempre abbastanza provocatorio, sembra abbastanza irriverente, senza peli sulla lingua, e conosciuto soprattutto per la sua vena satirica, per i suoi film anche non facilissimi da capire al primo botto. Ad esempio, io poi avevo scritto una roba su The Shelter, su come ho rivalutato negli anni Starship Troopers, che mi sembra l'avevate anche linkata su uno degli Outcast letture del weekend, insomma. Quindi vanno metabolizzati, insomma. Anche gran parte della critica di Starship Troopers non è che ci avesse capito molto all'epoca. Ma perché c'è sempre sta cosa, che un po' secondo me c'è anche nella parte finale di El, che sta lì in bilico e non capisci se sta prendendo per il culo un determinato genere o se lo sta facendo seriamente, ma talmente sopra le righe da diventare ridicolo. È sempre lì a metà fra ma è ridicolo o è volutamente ridicolo perché prende in giro? Che cazzo? E quindi ognuno ha la sua interpretazione di sta cosa. Sì, sì, sì. Ma anche perché lo stesso Ella ha diviso molto, ma insomma... prima magari spiego quello di che cosa si tratta. È la storia di questa producer di videogiochi che viene aggredita in casa sua da un uomo col passamontagna, che appunto abusa di lei sessualmente, ma lei decide di non denunciarlo. Perché? Perché ha avuto dei trascorsi nella sua vita per cui in un certo senso ne ha abbastanza sia della polizia che dei giornalisti, e quindi decide di condurre, tra virgolette, cioè di proteggersi da sola, di cercare di scoprire da sola chi è il suo aggressore,
E insomma, poi la storia prende una certa piega, perché poi Verhoeven darci chi è questo personaggio che è interpretato da Isabelle Huppert e perché fa determinate scelte, decide appunto di raccontarci il suo contesto, quello il contesto in cui vive. E si è parlato molto dei vari spunti di riflessione che offre Elle sulla libertà di scegliere anche come la propria sessualità, di come vivere la propria sessualità, anche altri argomenti tipo ci fette di tutto in mezzo, cioè la critica alla borghesia francese, non lo so, la libertà d'espressione all'interno di un ambiente lavorativo, la religione, ci mette veramente di tutto. E forse si è parlato un po' di meno sulla del racconto, che secondo me è la cosa più sorprendente di Elle, oltre al fatto ovviamente di essere, da avere un punto di vista irriverente e inedito e comunque senza paura di mettere in mostra determinate cose anche abbastanza fuligginose, però la forma del racconto, cioè non sembra un settantenne, è un po' la stessa cosa che si diceva per Mad Max Fury Road, quasi ottantenne tra l'altro. Sembra veramente girato da uno che ha la telecamera in mano da poco tempo e vuole dimostrare al mondo quanto è bravo, quanto è talentuoso, e ci riesce benissimo, perché io poi durante il film, senza distogliere l'attenzione ovviamente da tutto il resto, mi sono messo a fare un giochino col cronometro. Sono tutte sequenze rapidissime, da un minuto, che non ti lasciano proprio il respiro. Tutte sparate, montate in maniera proprio serrata, senza spiegoni, senza niente, con Isabelle Huppert sempre al centro della ripresa, sempre è trascinante. Cioè io incollato, senza guardare manco per un secondo l'orologio, che è comunque una roba rara, perché spesso e volentieri soprattutto il cinema che guardiamo più spesso è quello che ha comunque i suoi momenti morti. Questo non ce l'ha, in Elle non ci sono momenti morti, è tutto un flusso continuo del racconto. Perciò mi sorprende che molti si siano soffermati a cercare di capire dove vuole andare a parare il film, quando è talmente piacevole lasciarsi abbandonare al flusso del racconto, a tutto quello che Verhoeven vuole mettere in questo film, che mi sembra un gioco sterile, tanto volerci cercare i significati che comunque offre grandissimi spunti di riflessione questo film, perché è denso, molto molto denso. Però veramente, cioè, è un film che mette al centro proprio il piacere del racconto, di una maniera di raccontare, di fare cinema e di raccontare una storia che non necessariamente va ascritta a un genere, nel senso, perché qui molti hanno parlato di thriller, secondo me non è manco un thriller, perché poi ci mette momenti da commedia, momenti da commedia del grottesco, ci mette momenti anche, non disdegna neanche l'azione in quei momenti più concitati, insomma c'è veramente un potpourri di tanti generi non ascrivibile a un singolo genere. E secondo me è fantastico, cioè, a partire dal, cioè, diciamo che è un personaggio molto complesso, il ritratto di un personaggio molto complesso che gode sia dello sguardo competente di Verhoeven, che l'ha messo in scena, ma anche della partecipazione di Isabelle Huppert, che comunque Huppert, non so, beh, ha fatto la pronuncia americana, però insomma l'aneddoto che è circolato di più sul web questi giorni è il fatto che tantissime attrici americane hanno rifiutato il ruolo, sì, perché comunque un ruolo difficile è il ruolo di una persona che reagisce in una maniera diversa dalla maniera convenzionale in cui reagirebbe, diciamo, o comunque una certa narrazione vorrebbe reagisse il personaggio femminile che subisce appunto gli abusi sessuali. E lei dà corpo e credibilità a questo personaggio, e fantastica, fantastica in ogni frame di questo meraviglioso film. A me è piaciuto veramente tanto. Sì. Ho stalkerato il tuo la tua recensione, penso che anche a te è piaciuto molto. Sì, no, mi è piaciuto molto. Tra l'altro, poi, visto che comunque siamo il podcast su un sito anche di videogiochi, questo fatto che lei lavora nei videogiochi ed è a capo di uno studio dove lavorano quasi solo maschi, e quindi è anche ambiente maschilista, i videogiochi li usa, lo fa poco, ma usa il videogioco
quasi come un po' i telegiornali di Robocop e Starship Troopers, cioè per esagerandolo e per prendere anche un po' per il culo con tutto il lato sessualizzato e esagerato dei videogiochi. Tra l'altro un videogioco vero, hanno recuperato questo, sì. Sticks. E c'è anche quello, che comunque lei è in un contesto lavorativo di un certo tipo che non è esattamente amichevole nei confronti di una figura femminile, oltretutto una figura femminile a capo. E il modo in cui lei tratta la gente, perché poi lei è fantastica, c'è questo personaggio che tratta tutti di merda. sì, beh, perché poi è circondata da macchiette, nel senso, sì, che oltre al fatto che lei è il personaggio più approfondito e quindi un po' tutti gli altri personaggi sfumano e spariscono, però in generale proprio dalla madre, che è proprio la fiera del grottesco, a questo manzo che fa il game designer, che si vede un po' sto cazzo con sta tuta, questa felpa che lei dice, ma ci vai a sciare con quella felpa, cioè proprio, guarda, sono tutti abbastanza cretini, il figlio inetto, la vicina di casa ultra religiosa, tutti un po' macchiette, qualcuno alla fine comunque riceve il beneficio di un riscatto, nel senso che almeno la vicina di casa c'è una scena che secondo me è bellissima, quella sul finale, mm-hmm, che proprio, vabbè, però senza entrare troppo nei dettagli, però sì, lei tratta veramente tutti di merda ed è fantastica, soprattutto poi quando fa la sua scelta finale, sul finale, insomma, di smetterla con le menzogne, ed è figo veramente. Comunque penso sia uno di pochi film che prende sul serio anche lo sviluppatore di videogiochi, cioè, fino adesso sì, è sempre stata una figura abbastanza trascurata al cinema, o comunque trasposta, sì, in maniera un po'... L'ha visto come un lavoro normale, che non come una curiosità, è una roba che fanno i personaggi e che ha comunque un suo senso poi nella storia, in quello che racconta e in come racconta. No, davvero ottimo sotto tutti i punti di vista, e secondo me comunque interessante anche da quel punto di vista per noi che siamo pure videogiocatori, va detto anche questo. Sì, e poi mi sembra che lei viene pure tipo dal mondo dell'editoria, mi sembra di aver, sì, capito, lei prima lavorava nell'editoria, giustamente con un mondo in evoluzione e con questi nuovi media che prendono sempre più piede, si dedica ai videogiochi, vuole più sangue, più violenza, più tentacoli nelle scene, truculente. Il giocatore deve sentire il sangue tra le mani, si suca anche i bei dal suo game designer, ma cosa ne vuoi capire tu di videogiochi? La risposta è perfetta, dice, vabbè, oh, magari non ne capisco, però ti pago io, vedi un po', se non ti va bene levati dei coglioni. esatto a posto così. Va bene, poi io ho visto La cura del benessere, che è il nuovo film di Gore Verbinski, che torna più o meno all'horror 15 anni dopo The Ring, se non sbaglio, anche se poi in realtà in tutti i suoi film, pur essendo film tendenzialmente per ragazzi, riesce sempre a infilarci delle suggestioni un po' strane, cioè tipo nei Pirati dei Caraibi il corvo che si mangia l'occhio, in Lone Ranger quello sgozzato, anche se visto storto perché c'è il PG-13, gli piace infilarci ste robe. E questo La cura del benessere è un po' un ritorno all'horror, e cerca di essere però un horror di quelli un po' colti, elevati, di grande atmosfera, tutto giocato sull'omaggio, le citazioni ai classici, su questo tizio interpretato da Dane DeHaan, che è perfetto, perché c'è, come c'ha la faccia di merda lui, ce l'hanno pochi in questo momento, e anche come c'ha la faccia emaciata lui, perché lui deve fare l'affarista senza scrupoli, e anche il personaggio che va in questa clinica a cercare di recuperare un suo collega che serve all'azienda per portare avanti un progetto, ma che è andato a farsi curare in questa clinica e non è più tornato, lo deve recuperare, e poi la clinica cerca di convincerlo che sta male pure lui, deve rimanere, lui comincia a stare sempre peggio e c'è qualcosa di losco che avviene nella clinica, ci sono cose strane, eventi sempre più folli che si verificano. L'idea è un po' quelle cose, la discesa sempre più all'inferno, nella follia in cui non sai cosa sta succedendo e ti lasci tirare dentro. I film di Verbinski secondo me sono sempre molto belli a livello visivo, e lo è anche questo, basta guardare le foto di scena, ci sono delle immagini comunque folli a livello di composizione. Trovo che gli manchi un po' di
non lo so, di carica, di forza, di atmosfera. Mi sembra onestamente tutto un pochino moscio, un pochino già visto. Paradossalmente è più divertente alla fine, quando la butta per aria e diventa un po' una puttanatona, che va tutto in vacca, incendi, combattimenti, esplosioni e così via, ma quantomeno trova un po' di forza rispetto a tutta la parte prima in cui vuole fare il film horror un po' più ricercato, diciamo. Non lo so, secondo me gli manca qualcosa. Ripeto, molto bello visivamente, quello indubbiamente, però... tra l'altro sto parlando solo di film molto belli visivamente, però come Ghost in the Shell. che ci dobbiamo fare, funziona così. Però anche questo, secondo me, magari uno sguardo al cinema se lo merita, se incuriosisce il tema e insomma il genere di film, potrebbe meritare da quel punto di vista. Poi, invece, Victoria, un altro film molto figo dal punto di vista visivo. No, allora, Victoria è un film tedesco, anche se la protagonista è spagnola, infatti il film è parlato per lo più in inglese, perché c'è lei che ha a che fare con dei tedeschi. Beh, ovviamente sto dicendo in lingua originale, non so come sia il doppiaggio italiano, per lo più in inglese. Poi, vabbè, italiano, ci scommetto. Ci sono dialoghi in tedesco e dialoghi e qualche battuta in spagnolo. Può essere che sia in italiano quando parlano in inglese e hanno lasciato le battute in tedesco e in spagnolo, perché così rimane il fatto che alcuni personaggi non capiscono quello che stanno dicendo gli altri. Immagino che se la siano giocata così, però onestamente non ho certezze. Il punto del film è che sono, mi pare, 100 minuti di piano sequenza, ma di piano sequenza vero, cioè nel senso che l'hanno girato tipo dalle 2 alle 5 del mattino, una cosa del genere. Al terzo tentativo, hanno fatto prima hanno girato una versione con montaggio fatta in piani sequenza da 10 minuti, se non sbaglio, così ce l'avevano come rete di sicurezza. Dopodiché ci hanno provato e avevano il budget per 3 tentativi e il terzo è andato buono, quindi appostato. Che racconta la storia di questa Victoria, che è una ragazza spagnola che lavora a Berlino in un bar, se non sbaglio, che alla fine di una serata in un locale esce e incontra questi tre ragazzi tedeschi, inizia a chiacchierare, si prendono bene, passano il resto della serata assieme, solo che poi salta fuori che loro tre sono coinvolti in cose un pochino losche, finisce coinvolta anche lei e va tutto in vacca. E quindi sostanzialmente racconta questo paio d'ore scarso in cui fa vedere quanto possa andare a buttare la vita di una persona se fai le scelte sbagliate. È molto, loro sono bravi, è girato indubbiamente molto bene, poi comunque è fatto bene il modo in cui cambia abbastanza stile a seconda di cosa sta succedendo e riesce comunque ad avere una bella cura per l'immagine, pur essendo comunque una ripresa continua. Cioè, è anche a livello produttivo organizzativo fa una certa impressione, onestamente, perché poi non è che è ambientato in una stanza, vanno in giro per la città, ci sono scene d'azione, parti in auto, un sacco di roba succede, quindi è anche abbastanza complesso. E ha forse un pochino il limite che questo tipo di ripresa tanto funziona bene quando devi rendere la tensione di un momento, quanto magari non è sempre perfetto quando c'è, non lo so, la scena di dialogo, il momento romantico, così via. Cioè, magari funziona anche, però può risultare forse un pochino tirato, secondo me, in alcuni passaggi. Però a me è piaciuto, l'ho trovato molto ben fatto, sicuramente è comunque da vedere come curiosità per l'impresa realizzativa e quindi insomma lo consiglio questo senza particolari dubbi, diciamo. Piccolo dettaglio, che uscirà in DVD il 19 aprile, quindi sì, Fra circa 20 giorni. Sì, no, non so, cioè, perché ho visto che è uscito al cinema la scorsa settimana, probabilmente in 12 sale o qualcosa del genere. Sì. Deve essere una di quelle manovre, tipo lo facciamo uscire al cinema perché così abbiamo il visto, non so quale visto ti danno, forse il visto censura può essere un'idea, se lo fai uscire al cinema prima che in un video, forse è un po' quello. Perché cioè, veramente far uscire al cinema 2 settimane dopo in un video, che senso c'ha? Al di là del fatto che è un film di oltre un anno fa, e quindi figurati. Non saprei.
E infine chiudiamo con i film della scorsa settimana. Tu hai visto tre quarti di Life. Sì. Allora no, ho avuto l'idea sbagliata di portare anche la mia ragazza al cinema, e non perché questa scelta sia sbagliata in sé, ma perché a lei non piacciono comunque film horror, e Life dal trailer non sembrava proprio così horror, nel senso suggeriva che ci sarebbe stata un po' la mattanza dell'equipaggio di questa stazione spaziale, però insomma invece sembrava che ci fosse anche un po' una parte più scientifica, una parte più discorsiva, che approfondisse un po' più i personaggi. Comunque c'è un cast discreto, quindi magari ti aspetti che, non lo so, visto che hanno speso così tanto per il cachet degli attori, quantomeno li sfruttino da questo punto di vista. E invece praticamente non è così, nel senso che la mattanza inizia a 20 minuti all'inizio del film, e quindi quando ho visto che lei proprio non ce la stava facendo, ho detto vabbè, le ho chiesto se era il caso di uscire, lei mi ha detto di sì, e quindi non ho fatto una piega, perché comunque il film non è che mi sembrasse sta grande... sto gran pezzo di cinema, anzi francamente fino a quando, vabbè, non mi sembra giusto nemmeno star qua a fare la recensioncina, insomma, per quello che ho visto, ovvero fino a tre quarti di film, mi sembra una roba veramente una scopiazzatura continua di asset di altri film di fantascienza, nel senso ci sta il momento che è il fratello scemo di Gravity, il momento che è il fratello scemo di Alien, il momento che è il fratello scemo di 2001 di Stanno nello spazio. L'unica cosa che almeno fino a tre quarti non ha sfruttato è il fatto che hanno trovato questa nuova forma di vita su Marte, e teoricamente, almeno quello che suggerisce il trailer, è che questa forma di vita è quella che ha spazzato tutte le altre forme di vita da Marte, rendendole il posto arido e ferroso che conosciamo bene oggi. Quindi questo diciamo è lo spunto di partenza, che però poi effettivamente di questo film non sfrutta. Ci sono questi personaggi che non sono personaggi, ma sono semplicemente delle macchiette, cioè Jake Gyllenhaal è quello che urla. L'attore di colore che adesso non mi sovviene il nome è quello, diciamo, più ambizioso, che fa il passo più lungo della gamba e mette a repentaglio la vita di tutti quanti. Ryan Reynolds è quello che apre le porte incazzato, fa questo, no. Ryan Reynolds durante il film, e i due personaggi femminili sono oggetti di scena proprio, cioè, non, in special modo l'attrice che interpretava anche, recitava anche in Mission Impossible 6, aiutatemi, Rebecca qualcosa? Ferguson, no? Sì, Rebecca Ferguson. Lei proprio, non ricordo nemmeno il nome, non credo che venga detto come si chiama durante il film, quindi proprio zero. Non lo so, a me mi sembra veramente il grado zero delle imitazioni, almeno fino a quando sono arrivato io, cioè a tre quarti non dice niente di originale. Non c'è niente che mi ha spinto a magari tornare il giorno dopo in sala e rivederlo, perché magari se fosse stato un bel film sarei tornato volentieri. E quindi non saprei che dire, mi sembrava una roba veramente scialba, e quando si tratta di fare una trasposizione magari uno accetta anche dei compromessi perché magari vogliono rimanere più aderenti alla fonte originaria. Qua cioè, c'hai un bel budget, c'hai anche un certo margine di manovra, ti metti a fare l'Alien / Gravity / 2001 dei poveri, allora no, cioè non va bene, meglio di no, ma lasciamo stare. Va bene, quindi piuttosto la cura dal benessere. sì, assolutamente. Dunque, comunque c'è una scena in cui staccano un dente a quella faccia da schiaffi dei neon. Può dare della soddisfazione. Mi capitano diverse sfighe anche abbastanza inquietanti e disgustose, quindi se vi sta sulle balle, può essere un buon motivo. Beh, c'è la faccia da schiaffi, effettivamente, quindi vorrebbe stare sulle balle a morte. No, l'ultima cosa che volevo aggiungere su Life è che un'altra cosa che mi ha dato veramente fastidio è che l'horror è tutto jumpscare, tutto veramente alla ventesima volta che fa il jumpscare telefonato ti viene proprio la nausea. A me almeno viene la nausea, perché lo trovo proprio un modo facilone di spaventare e di far sentire male la mia ragazza, quindi insomma fatela sentire male con altre cose, magari un po' più raffinate.
Ok, va bene. Stavo guardando il regista di Child 44, che però non avevo visto, e di Safe House con Ryan Reynolds e Denzel. E ha annunciato un film che si chiama The Anarchists vs. ISIS. Con Jay Gyllenhaal. Con Jay Gyllenhaal che si unisce a una milizia curda per sconfiggere l'ISIS in Siria. No, ma cioè, messa così sembra tipo la versione siriana dell'ultimo samurai, cioè Jake Gyllenhaal che arriva ad aiutare i locali. Oppure la versione violenta dell'ultimo libro di Zero Calcare, con lui che si unisce ai curdi per... Anche volendo. Che bello. Va bene, allora, passiamo a dire due cose in ambito televisivo. Io c'ho da dire due robe su Amazon ed Elio invece c'ha da dire due robe su Netflix. Cioè su cose specifiche di Amazon e di Netflix. Ho visto... Parliamo di Netflix e di Amazon. No, ho visto i nuovi episodi pilota di Amazon. Non parlo di tutti perché sono 5 e non finiamo più. Che per chi non lo sapesse, Amazon ogni tanto butta fuori degli episodi pilota di possibili nuove serie, così la gente può vederli e votarli. Rimane da capire quanto realmente diano retta ai voti che arrivano, però vabbè, è comunque curioso come cosa poter vedere gli episodi di pilota anche di robe che poi magari non escono. Stavolta erano 5, ce n'è uno che si chiama Bad in Prospects, che è una roba che fa ridere perché si fanno le canne, quel tipo di commedia lì, che l'unica reale curiosità è che c'è il pilota è diretto da Terry Zwigoff, che era il regista di Ghost World, che tipo non fa film da 10 anni, quindi magari quello può far piacere. Poi c'è Oasis, che è il tentativo di fare una serie di fantascienza un po' alla Battlestar Galactica, The Expanse, cioè, però con più soldi, c'hanno i soldi quelli di Amazon, questo bisogna sempre dargliene atto. Il problema è che il protagonista è Richard Madden, che è quello, uno dei tanti usciti di Game of Thrones, e ora io non so come sono gli attori in Game of Thrones, ma tutti gli attori che escono da Game of Thrones mi sembrano dei buchi di carisma, cani maledetti, impressionanti. Ma perché lì sfumano rispetto ai personaggi, sostanzialmente belli personaggi che non serve l'attore carismatico, a parte Sean Bean ovviamente. Ma... No, beh, quelli che già conoscevi prima... è un altro discorso, ma quelli che sono esplosi grazie a Game of Thrones mi sembra veramente vabbè, giusto il come si chiama quello che interpreta il nano Peter Dinklage, sì. Ma anche lui in realtà era uno che aveva già una carriera, insomma. Sì, però ancora non era esploso come Peter Dinklage, lo conosciamo come caratterista invece, ma gli altri sì, soprattutto i giovani sono abbastanza inespressivi. Questo soprattutto Richard Madden è veramente imberbe, cioè. Mamma mia, è terrificante. Beh, va detto che anche il suo personaggio in Game of Thrones è abbastanza... Pesce a brodo. Qua fa il predicatore, sì. Spedito nello spazio, nella colonia, sul pianeta disperso, dove la gente inizia ad avere le visioni, allora dicono ci serve un prete. Ok. E qui tra l'altro il regista è Kevin MacDonald, che è quello che aveva fatto... oddio, c'ho un vuoto. L'ultimo re di Scozia, può essere? No. Sì, l'ultimo re di Scozia. E... è anche un documentarista in realtà, poi lui. E mi sa pure Black Sea? Non era il suo, esatto, Black Sea? Esatto, sì, è vero, aveva fatto Black Sea, bravo. Che tra l'altro era bello Black Sea. Ma infatti c'è, sì. Visivamente l'episodio. Comunque, vado avanti. The Legend of Master Legend, che è una roba sui supereroi veri, tra virgolette, cioè quelli che in America pigliano, si mettono la maschera e vanno in giro a fermare i furti, le cose del genere. È andato a Las Vegas. Tra l'altro, pieno registi, questo l'ha diretto James Ponsoldt. Che insomma, The Spectacular Now e vari altri film indipendenti recenti, e c'è John Hawks che è molto bravo come al solito. Poi c'è The New VIP, che è un cartone animato brutto. I Griffin brutto, che poi se magari è un cartone animato o CGI. No, no, proprio cartoni, sai quelle cose americane disegnate brutte apposta? Proprio a me ha fatto veramente schifo, non mi perdo in parole. Quello molto molto bello, che secondo me va sicuramente in serie, a prescindere da cosa vota la gente, ma vabbè, è The Marvelous Mrs. Maisel, che è la nuova serie creata dai Palladino, che sono quelli di, io non l'ho mai visto però, Gilmore Girls, Una mamma per amica. E che è ambientato negli anni 50 a New York. La protagonista è Rachel Brosnahan, che è quella che in House of Cards faceva la prostituta con cui si fissa poi il collaboratore di Frank Underwood, insomma. Vabbè, poi è apparsa anche in tanti altri film di recente, per Patriot's Day, però qui ha il ruolo da protagonista e poi è gnocca, cioè questa cosa non posso fare a meno di farla presente. E la storia è abbastanza semplice: lei che è di famiglia ebrea a New York, appunto anni 50, si sposa
con un uomo che ha un lavoro molto remunerativo, ma in cui si spacca i maroni, che sogna di fare il cabarettista, stand-up comedy, e si va a esibire in un locale dove, insomma, è possibile farlo. Chi si esibisce prende i soldi delle mance che lasciano gli avventori. Solo che lui è un cane, cioè non fa ridere proprio banalmente, oltretutto copia da spettacoli di gente famosa, e lei invece è abbastanza palese fin dall'inizio che c'ha talento, perché ogni volta che apre bocca fa ridere molto più di quanto faccia ridere lui in tutto uno spettacolo. E vabbè, spoiler tra virgolette, ben prima della fine del pilota va a finire che lui si leva dalle balle, delusissimo del fatto che la sua carriera va male, e lei sbrocca e ha questa scena verso la fine dell'episodio pilota in cui piglia il microfono in mano da mezza sbronza e fa spontaneamente, cioè non è che si mette lì a fare lo spettacolo, però inizia a parlare, tira fuori uno spettacolo del cabarettista, che è un grande successo. Suppongo che la serie poi parlerà del suo tentativo di farsi una carriera da stand-up. Credo, mi pare di capire, vagamente ispirato al personaggio di John River, che insomma era appunto una comica famosa. È bello, è girato benissimo, proprio anche molto dinamico, piani sequenza, visivamente molto bello. C'ha dei valori di produzione che io non so quanti soldi ci abbiano spesi, ma complimenti, perché è pazzesco a livello di ricostruzione scenica, vestiti e tutto. Gli attori sono molto bravi, lei è fantastica. Cioè, la scena alla fine del pilota in cui fa il suo numero è pazzesca, veramente spettacolare, e secondo me potrebbe venire fuori una serie molto bella, e una di quelle serie in cui l'attrice protagonista cioè veramente si impadronisce della serie. La scena alla fine di lei che fa questo spettacolo mi ha fatto venire in mente, per chi se lo ricorda ancora, la scena alla fine dell'episodio pilota di Mad Men in cui all'improvviso dici: Madonna quanto è fico Don Draper, perché piglia e riesce a piazzare il pitch. Mi pare che fosse per delle calze da donna, non vorrei sbagliarmi, facendo tutto uno dei suoi discorsi. Ah, sì. Ed è uno di quei momenti lì. L'amore l'hanno inventata loro. Mi pare che fosse quello, però forse mi sbaglio ed era un'altra cosa. No, mi sa che era quella della coda, che gli dice che vi ricordi. Proprio darsi che ce n'è talmente tante di Don Draper perché vende il pitch. Ce ne sono talmente tante, è chiaro. Però è quella cosa lì. Cioè, adesso magari il modello John M. Don Draper è un po' alto come livello, però è quella cosa lì di Madonna, questa è veramente brava e il personaggio è veramente suo. Ce la vedo bene una serie in cui lei è il simbolo della serie. Comunque davvero bello, 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 divertente. Forse all'inizio ci mette un pochino a ingranare. E poi tra l'altro una cosa, i dialoghi che scrivono sti Palladino, mi pare di capire, io non l'ho mai visto, ma mi pare di capire che sia così anche Gilmore Girls, tendono a essere dialoghi molto, molto ritmati, un continuo di battute e battutacce, chi ha la battuta più sarcastica, che a volte qualcuno li ritiene che stonino un po', perché non è credibile che la gente parli sempre in questa maniera. Qui, secondo me, è anche contestualizzato, essendo i protagonisti dei cabarettisti, e quindi hanno anche un po' la deformazione professionale di pigliarti costantemente per il culo e tirar fuori una battuta ogni due virgole. Quindi davvero, questo se vi incuriosisce datemi un'occhiata, o comunque, secondo me, è una serie che sarà da tenere d'occhio quando arriva. E questi ci sono su Prime, li trovi tutti su Prime. Non so come funzioni col Prime Video italiano, con quello americano sì, vai lì e ci sono da vedere. Non so se li mettono fuori su tutti i Prime Video mondiali o meno, o se magari puoi comunque vederli andando sul Prime Video americano perché ti riconosce che c'è l'abbonamento con l'italiano. Non ne ho veramente idea, onestamente. So che il sondaggio lo può fare chiunque, perché poi tu vai, c'è il sondaggio, voti e dici come ti è sembrato. E lì non... Come hai detto che si chiama l'ultima? The Marvelous Mrs. Maisel, mi pare. E, cioè, addirittura nel sondaggio ti chiede se sei abbonato ad Amazon Prime, quindi cioè, lo puoi fare anche se non lo sei. Ah, allora probabilmente sì, saranno accessibili e vedibili anche da chi non ha. Se non avrebbe senso. Comunque non ci vuole molto a trovarli, probabilmente sanno anche quello. E quindi. invece tu dici perché ti ha fatto così cagare Iron Fist che hai deciso di interrompere. Non l'avete ancora visto? No, non ho neanche cominciato. No, niente spoiler. Io l'ho cominciato alla seconda di Daredevil, la proprio. Fatico a darti torto. Sono andato avanti, ma fatico a darti torto. Tra l'altro, ritornando al discorso che tu hai detto, che la gente che esce da Game of Thrones sono dei buchi di carisma, Finn Jones, che era Nora Tyrell in Game of Thrones, qui interpreta Danny Rand, il protagonista di Iron Fist, che è il tizio col pugno de ferro. Questa mano può essere piuma, può essere ferro, e lui ce l'ha de ferro.
Praticamente, vabbè, io ho visto le prime 5 puntate, ovviamente su Netflix c'è già tutta 13 puntate dall'inizio alla fine, chi ha avuto la forza e il coraggio di vederlo. Un altro mio amico con cui ne parlavo poco prima è fermo alla seconda e non ce la fa proprio ad andare avanti. Qual è il problema di Iron Fist? Il problema di Iron Fist è uno che è il personaggio principale e l'attore che lo interpreta sono le persone meno interessanti che possano esistere. E non succede un cazzo nella serie, che non è un problema in sé, perché Mad Men, per collegarci a Mad Men, ha fatto del non succede un cazzo una 6 serie una più bella dell'altra. Il problema è che i dialoghi, i personaggi, le loro interazioni sono quanto di meno interessante possa essere. Il personaggio di Danny Rand poi è, non so se avete presente, tu Andrea sicuramente, Iron Fist, come nasce, chi è, chi non è, non so Alessandro, io non ho mai letto i fumetti, ho un po' rovistato. Iron Fist, Danny Rand, è questo ragazzo, un ragazzo, ha 25, rotti, 20, una trentina d'anni, avrà poco meno, che 15 anni prima è stato coinvolto in un incidente aereo in cui ha perso padre e madre. Lui è sopravvissuto, l'aereo è precipitato sull'Himalaya, sul Nepal, sulle montagne, in una zona non precisata, nessuno sapeva, non avevano trovato i corpi, non sapeva nulla. Lui era stato salvato da questi monaci di, non mi ricordo che ordine, della luna qualcosa, non mi ricordo. E praticamente fava sacra. Della fava sacra. E per 15 anni si è addestrato per diventare appunto questo Iron Fist. Il bello di tutta questa cosa è che non te la fanno vedere, non la raccontano. E nei fumetti è una cosa molto bella, tra l'altro, perché si chiude con lui che combatte contro un drago a pugni. E lui è... I 15 anni di addestramento sono atti a creare l'unico che sarà in grado di opporsi a The Hand, la mano, che è questa entità malvagia che fa da tema conduttore di tutte le, a parte forse Luke Cage. Che è questa entità malvagia che ha reso una rottura di coglioni la seconda stagione di Daredevil. Di Daredevil, esatto. Che sono questi ninja, questi cattivi, non si sa bene che cazzo vogliono, sinceramente. Proprio non viene mai spiegato, almeno nemmeno nelle 5 puntate di Iron Fist, si capisce bene The Hand cosa vuole, perché sono cattivi. Cioè, a parte essere un mucchio di malviventi, una sorta di mafia cinese, giapponese. Pensavo stessi dicendo un mucchio di maleducati. Un mucchio di maleducati, di mascalzoni. E Iron Fist ha il problema che non approfondisce molto nelle prime 5 puntate. E il personaggio di Danny Rand è questo, un po' è come si dice, un po' è ingenuo. Che poi dici, vabbè, quando è finito al monastero aveva una decina d'anni abbondanti, ha passato 15 anni nel monastero, ci sta che sia un po' rincoglionito, che non sappia bene come funziona il mondo, però è questo, non è sempre ingenuo, è un po' on off quando gli va bene. Chi è che sta respirando nel microfono? Ok, è sparito, ok. Non è sempre ingenuo, è ingenuo un po' quando viene bene e torna comodo agli autori. Quindi a volte a questo personaggio super figo che spacco tutto, e a volte è lì che dice, ma senti, non è che mi accompagni perché ho paura, devo andare a combattere contro The Hand, però io ho paura, quindi vieni con me. E nella quinta puntata va appunto va a questa cosa che forse potrebbe avere a che fare con The Hand, e lui passa le 4 puntate precedenti a dire, io sono l'unico che può sconfiggere The Hand. Ale, occhio a non respirare nel microfono. Vai. Ecco, passa tutte le puntate precedenti a dire io sono l'unico che può sconfiggere The Hand, e poi nella quinta puntata chiede all'amichetta, senti, ma tu accompagni per guardarmi le spalle? Cioè, ma sei l'unico che può sconfiggerli, però ti fai accompagnare perché c'hai paura, e lei, se tu sei l'unico che può sconfiggerli, lei viene a fare carne da macello, fammi capire. Cioè, è tutto questo queste continue contraddizioni tra quello che vogliono far vedere di Danny Rand e quello che dicono che è Danny Rand e quello che mostrano che è Danny Rand su schermo. E il risultato è una cosa che non è né carne né pesce, le scene d'azione sono imbarazzanti, perché lui comunque non ha carisma quando non combatte, non è capace a combattere comunque proprio l'attore fisicamente, non dico che debbano prendere Scott Adkins, però almeno prendi uno che un minimo è capace. Potevano anche prenderlo, potevano anche prenderlo, perché sì, ma infatti. No, ma cioè, poi diceva in un'intervista che è stata, a quanto pare la produzione di questa serie è stata super
super veloce, in fretta e furia, e tipo gli spiegavano le coreografie 15 minuti prima di girare la scena d'azione. Ma si vede, non è uno che non ha un background di guerre marziali, scusate, di arti marziali. Magari fisicamente è un bel ragazzo, è giovane, ha i muscoli, quindi fisicamente le può fare quelle cose se gliele insegni. Però, cioè, se guardate i behind the scene, dietro i making of i due John Wick, si racconta come Keanu Reeves passasse ore e ore e ore in palestra. Onestamente, la verità è che se fai la roba sul... poi la maggior parte della gente probabilmente se ne frega, però... Secondo me, se fai la roba sul supereroe delle arti marziali, quindi neanche uno molto bravo a menare. Sì, perché questo è il più è l'artista marziale più forte mai esistito. È figa, devi avere uno che fa delle robe cioè devi avere Scott Adkins, cioè quel livello lì per dargli un senso. Tony Jaa, gente che benì, fa di tutto, proprio, fa veramente di tutto. E lui... Che ci dobbiamo... Il problema è che non c'è manco la maschera, per cui non puoi neanche usare la controfigura. Quindi boh, non è interessante, è svogliato, è monotono. C'è un personaggio che è interessante, che è quello del fratellastro, che l'attore è anche piuttosto bravo, ed è però non è un supereroe, è un cattivo corporate, nel senso che incarna il male della multinazionale, che quindi pensa al bene degli azionisti prima al bene degli azionisti di qualsiasi altra cosa, quindi se fa fare i soldi agli azionisti va bene qualsiasi cosa sia. No, è proprio no. Io sono fermo alla quinta e non ho proprio voglia di andare avanti. Cioè, la curiosità in sé della storia di Iron Fist ci potrebbe anche essere, perché poi alla fine, per quanto sia un personaggio minore nell'universo Marvel, non è neanche Iron Fist, è nato abbastanza sulla falsa riga negli anni 70, se non sbaglio, comunque sulla falsa riga di queste cose di Bruce Lee e tutte queste menate qui, cioè è un po' il fratello sfigato degli eroi Marvel. Se ci mettevano il ragazzo dal kimono d'oro è quel livello di sfiga, se vogliamo. Però hanno deciso di fare i Defenders, e quindi c'è anche lui nei Defenders insieme a Jessica Jones, Daredevil e Luke Cage, cioè io l'ho trovata proprio la moscia svogliata, neanche brutta, è proprio noiosa. Quindi non so, se poi magari ne riparliamo un po' quando lo vedete voi, però io non ce l'ho proprio fatto. che tristezza. Sì, è proprio triste, è quello. Perché almeno si picchiassero, manco quello. Cioè, ci sarebbe comunque il problema che, essendo una serie Netflix da 13 episodi da un'ora, per arrivare a menarsi devi sucarti, conversazioni infinite, e teorie che girano intorno. Però almeno fosse bello quando si menano. Dice. In 5 puntate ci saranno state 3-4 scene di combattimento, forse, di cui 2 con lui. Quindi... Sì, fra l'altro poi arriviamo da Jessica Jones e Luke Cage, in cui le scene d'azione facevano un po' cagare, però sai, c'era la scusa a livello di contesto. Non sono addestrati. Sì, lei non è una che mena, lui magari un po' di più, ma comunque vorrebbe evitare di sfondare a cazzotti la gente, è normale, essendo super... Però cazzo, se non sono belle le scene d'azione del maestro d'arti marziali, c'è qualcosa che non funziona. Perché Daredevil avevano un po' quella sanguinità, erano un po' selvagge le scene d'azione, nel senso che non erano proprio, si vede che lui combatteva. No, però sono coreografate bene, c'è anche quella. Erano coreografate bene. La sequenza della seconda stagione, quando lui salta giù dalle scale, secondo me è un po' troppo lungo, però insomma, comunque era sì, bello. Esatto, concordo, se la menano un po', hanno detto, facciamo come quella che abbiamo fatto quando va a salvare il ragazzino, però più bella e più lunga, e quindi si sono lasciati prendere la mano. Però sì, sono... Qui invece no, secondo me è proprio il fratello sfigato, il cugino sfigato, forse neanche fratello, perché non lo voglio neanche nella famiglia, della serie, e rimane un po'. Se poi salta fuori, come dici tu, che l'hanno fatta in fretta, magari anche... ma questa cosa è proprio dichiarata ormai, pubblica. E quindi, ma fra l'altro Daredevil usano le controfigure, dici, è più facile perché c'ha la maschera. Beh, ma Iron Fist nei fumetti c'ha la maschera, potevano mettergliela. Un'altra cosa, le prime 5 puntate, lui di Iron Fist... Cioè questo, perché poi, nonostante lui arrivi a New York dopo 15 anni che non c'è stato, e comunque c'è tutta sta cosa, te lo devono introdurre comunque, che è Iron Fist. Quindi, cioè, fanno una storia di origine senza che te la facciano vedere, perché poi la storia di origine sono i 15 anni che passa nel monastero.
senza raccontarti, te la menano per quei 5 puntate. Quindi non mette il kimono, il tatuaggio lo fanno vedere alla fine della quinta puntata, perché c'è il tatuaggio super speciale sul petto, il pugno lo usa tipo 2 o 3 volte. Ma, Si chiama Iron Fist, ma ci vogliono 2 puntate perché tiri fuori il fist. Il fist sì, lo tira tipo alla fine della seconda o della terza serie, della puntata. Vabbè. Vabbè, vogliamo dire 2 cose sulle notizie che ci avevano segnati? Sì, dai, quella di Los Angeles è molto interessante, allora, molto lunga e molto tecnica, che vabbè, magari riassumendo, però prima velocemente volevo segnalare, perché mi è passato il comunicato stampa, che è una roba comunque penso sfiziosa e interessante, che è organizzata da Midnight Factory insieme agli UC Cinema, che io non supporto gli UC Cinema, non supporto, però questa cosa può essere carina, che nel corso del mese di aprile continuano a portare nelle sale UC, leggo in 28 multisale, film horror che in Italia sono inediti o quasi. Il 1 aprile c'è 31, o 31 che è il nuovo di Rob Zombie, che non è ancora stato distribuito in Italia che io sappia. L'8 aprile c'è Byzantium, che è uscito direttamente in un video, che era quello di Neil Jordan con Gemma Arterton e Saoirse Ronan, o come cavolo si pronuncia. Shoshi, una roba, sì, un nome che tra l'altro è anche abbastanza carino. Il 15 aprile c'è Red State, che a me è piaciuto molto, quello di Kevin Smith. Red State è quello di Kevin Smith, giusto? Esatto, sì. Allora, da non amante del genere, a me era piaciuto. Non è troppo sanguinolento, è guardabile anche da chi non magari ha un po' paura. Si sì, è più brutale come contesto, come quello che succede. Sì, esatto. Poi c'è il 22 aprile, February, e il 29 aprile, e poi di nuovo a maggio, Il Passo del Diavolo, The Devil's Pass, che suppongo, avendo anche un titolo italiano, sia uscito perlomeno in un video. Ma di questi in un video mi sa che non sono usciti giusto February e 31. No, 31 uscirà il 6 aprile. Ah, ok, va bene. Ma davvero Red State non è mai arrivato in Italia? No, infatti mi sorprende questa cosa, quindi significa che ce l'hanno loro nel catalogo e quindi prima o poi arriverà anche in un video. Beh, ma avevano già fatto, tipo, l'anno scorso mi sembra avevano portato di... come cavolo si chiamava? Quello dell'alfabeto, con i cortometraggi. Ne avevi parlato, me lo ricordo, sì. ABC of Death, tipo. E anche quello non era ancora uscito in Italia, mi pare. E l'avevano portato solo... No, ma loro portano un sacco di roba. Loro in generale in un video fanno uscire un sacco di roba. Ma quindi ottimo, sono comunque occasioni per vederli al cinema, finché altrimenti uscirebbero direttamente in un video, fa piacere, insomma. Questa cosa delle luci di Los Angeles, che in effetti mi sembra molto sfiziosa. Sì. Allora, vabbè, una roba velocissima. Veloce, se siete gente che sa di fotografia e tutto il resto, leggetelo perché è molto molto interessante. Ne volete parlare voi o ne dico io? L'avevo messa io, però poi puoi anche parlarne. Allora, vai, parlane tu. No, vai, tranquillo. Vabbè, praticamente a Los Angeles, come sta succedendo in tantissime città italiane nel mondo, stanno cambiando i lampioni, quindi passano ai LED, perché sono più consumano meno, costano meno di manutenzione, quindi ci sono tutte motivazioni che sul bilancio di una città ha senso fare. Dal punto di vista però cinematografico cambia tantissimo, perché l'effetto che queste luci, al di là del colore che danno alla città, anche la resa della stessa luce su pellicola cambia in maniera drastica. C'è proprio un discorso, fanno vedere, c'è questa immagine che fa vedere come l'iride della luce spezzato cambia a seconda delle luci, del tipo di luce usata. E è lunghissimo, è molto interessante. Io l'ho letto, però non capendone. Se voi ne capite, parlatene voi. E per dire, Collateral, che il film di Michael Mann con Tom Cruise e l'altro protagonista, chi è? Jamie Foxx, appunto, che è stato girato tutto di notte e nel film si svolge nel corso di una nottata sola. Era stato girato proprio di notte perché Michael Mann voleva dare quel preciso aspetto al film. Tra l'altro aveva fatto verniciare in maniera particolare il taxi, perché in modo che la luce si riflettesse proprio come gli serviva, in determinate inquadrature e tutto il resto.
Quindi Collateral non lo potrebbero fare, non lo potrà più fare, cioè un remake, se mai lo faranno, non lo potranno fare a Los Angeles. Cioè, è una cosa sfiziosissima, secondo me, da leggere per gli appassionati, però sì. Vabbè, bisogna un po' capire. Proprio tecnica, proprio così for dummies, le lampade che abbiamo in casa, quelle, non quelle a risparmio energetico, quelle caratteristiche, cioè, sono a filo di tungsteno, no? Lo spettro della luce prodotta dal tungsteno a incandescenza è continuo. Ovviamente esalta più i colori che noi definiamo caldi, quelli più verso il violetto, quindi il rosso, arancione. E in effetti non è proprio una luce naturale, non è la luce del sole che è quella che ha il CRI pari a 100. Il CRI praticamente lo specificano anche nell'articolo del Color Rendering Index. Quindi è una luce non proprio realistica, però una luce, diciamo, calda. Quella che si usa nelle strade è quella a mercurio o a sodio, entrambi nello stato di vapore. E anche lì esalta, diciamo, è una luce che è composta solamente da luci, colori del giallo, arancione. Perciò, soprattutto quelle che stanno nelle strade di Los Angeles, conferivano alle pellicole girate di notte a Los Angeles un look particolare. Infatti, ad esempio, un altro nome che mi viene in mente, oltre a Collateral, è The Nightcrawler, lo sciacallo di Tony Gilroy. Anche quello, insomma, Dan Gilroy, non mi ricordo quale dei due fratelli, insomma. Però anche quello c'aveva un look molto particolare. È sempre stata una città che di notte aveva una personalità molto particolare. Il problema delle luci LED è che non hanno uno spettro continuo di emissione, ma hanno uno spettro, vabbè, immagino che tutti sappiate che cos'è uno spettro della luce del campo del visibile, cioè sono tutti i colori che insieme formano la luce bianca, mentre quelle a tungsteno e quelle o mercurio o sodio producono o uno spettro continuo o uno spettro comunque che comprende solo il giallo e il rosso, quelle a LED hanno delle discontinuità, e avendo delle discontinuità questo renderà difficile anche dare quel look alle pellicole già da Los Angeles in post-produzione, lo renderà praticamente quasi impossibile. Questo poi è un articolo di un, immagino, di un ragazzo che comunque fa di lavoro il direttore della fotografia, e è interessante perché poi c'è anche una strada dove lui fa la comparazione tra la vecchia la luce, quella a vapori di sodio, e quella invece illuminata a LED, e la differenza è abissale, insomma, è una qualcosa di completamente diverso, e quindi inciderà anche sul look dei film girati di notte a Los Angeles. È un po' la fine di un'era, ecco. Sì, quello sì, decisamente. Veramente. Cosa buffa, strana. Sì. Bene, bene, bene. Poi, altra cosa. È uscita dopo mesi in cui la mia psiche si autocombatteva dicendo il progetto del film di Han Solo è una cazzata, non lo dovete fare, e madonna che belli però i nomi che annunciano, sono i registi, gli sceneggiatori, gli attori, che figata, finalmente escono dei dettagli che mi fanno dire sarà una merda. Perché il CEO della Disney, parlando di varie cose, ha anche detto tutte le cose che io non volevo sentire dire sul film dedicato ad Han Solo, ovvero che nel film finalmente erano 40 anni che lo aspettavo, vedremo il momento in cui Han incontra Chewbacca, finalmente vedremo il momento in cui vince il Millennium Falcon giocando con Lando Calrissian, che sono proprio due cose che ci tenevo a vederle, perché insomma non è che puoi raccontare altre storie, no, mi devi cagare il cazzo facendo vedere le robe che sono sfiziose proprio perché so che esistono e non le ho viste, ma soprattutto, attenzione, nel film scopriremo perché si chiama Han Solo, eh? Che cazzo stai dicendo? che non è il suo nome vero, quindi? Suppongo. È un nome d'arte. Boh, cioè... ha lo pseudonimo, in pratica. Forse gliel'ha dato Woody Harrelson. Che si chiamerà Beckett. criminale mentore di Han, o di come si chiama Han prima di diventare... Come si chiama Han, infatti. Boh, veramente... Il fatto che fanno vedere quei momenti storici della sua formazione
un po' me lo aspetto, perché il film su lui da giovane, considerando come sono stati fatti i due film nuovi già usciti, dove ogni 10 minuti c'è un omaggio, una citazione, un easter egg o qualcosa, è inevitabile che li mettono pure nel film di Han Solo da giovane. A me fa girare i coglioni, ma che ci posso fare? Ma sta cosa del nome, ma che cazzo state dicendo? Sta cosa del nome è allucinante, anche perché nella... Mi sembra la sua memoria, Cristo Santo, nella trilogia non è mai stata... Ma neanche nei libri o nei fumetti si sono inventati sta cazzata. Ma questo, chi è che ha rilasciato queste dichiarazioni? Bob Iger, che è il CEO della proprio Disney. Il capoccia. Sì, prossimo presidente degli Stati Uniti, dico, addirittura. Beh sì, tra l'altro gli Stati Uniti sono la prossima acquisizione della Disney. Sicuramente. Gli venderà Trump. Esatto. Sì. Vabbè, magari nei comunicati stampa tendono, o comunque in questi interventi molto in anticipo rispetto a qualsiasi altro materiale promozionale sul film, tendono un po' a esaltare le cose che piacciono ai fan, alla grande massa di fan, che appunto il fatto che vedranno come vince il Millennium Falcon, il primo incontro con Chewbacca, ok, però effettivamente sta cosa del nome è, secondo me, per destare lo scalpore, magari è un pesce d'aprile in anticipo, come quello di ma tanto, stavo di parlando Parker, tipo all'università di business in California, cioè, ma che... quindi magari non fai pesci d'aprile all'università di business. Beh, ha anche detto che non hanno intenzione di resuscitare Carrie Fisher in digitale, che quella perlomeno è una roba che a me onestamente fa piacere. Sì. Però vabbè, magari l'ha detto perché sa che muore in episodio 8 e quindi che... cioè non è che non ci stiamo pensando, è che muore e quindi non serve. Però... ci starà, dai. Chissà. Vabbè. Comunque devo ammettere che resto moderatamente positivo per i nomi coinvolti, però già si vede che piega sta prendendo e sarà una piega in cui quando vedremo il film e poi ne parleremo io starò un quarto d'ora a lamentarmi degli easter egg. che dobbiamo fare? Cos'è sta cosa dei Power Rangers? Il film non so se è uscito in Italia. Uscirà il 6 aprile. Ah, ok. Credo anche qua e credo proprio che non andrò a vederlo, così ve lo dico. Perché... Vabbè, no, non è per l'interesse nel film in sé, però è praticamente è una scena che c'è nel trailer, tra l'altro, e poi praticamente a un certo punto nel trailer si vede Kimberly, che è la Power Ranger rosa, che interpretata da Naomi Scott, che bacia Jason, che è il Power Ranger rosso, Dacre Montgomery, chissà se si pronuncia Dacre di nome, comunque, e vabbè, la scena si baciano, niente di che, finisce, non è niente di che. Quando poi hanno mostrato tutto il film ai vari test preview col pubblico selezionato, la reazione alla scena è stata, loro dicono che è stato unanime, che non è piaciuta a nessuno. Ma non tanto per il discorso che si baciano in sé, che fosse sbagliato, è che rovinava il percorso del personaggio di Kimberly, che fino a quel momento la stanno costruendo come da ragazzaccia, cresceva e diventava responsabile, diventava una Power Ranger. Quel bacio lì, e quindi la sottotrama romantica, distraeva e la sembrava un po' come spesso capita per i personaggi femminili, sembrava più messa lì per far crescere lui e dargli lo sfogo romantico che per qualsiasi altro motivo. Quindi poi in fase di montaggio hanno deciso di non metterla. Ed è una cosa interessante, l'ho trovata abbastanza interessante, perché spesso succede che i personaggi femminili, non mi ricordo, forse era un film di cui l'avevi parlato tu, Alessandro, che c'era un personaggio femminile che era messa lì come prop ultimamente, non mi ricordo. E in questo caso, per quanto si tratti dei Power Rangers, quindi non mi immagino chissà che contenuti e che trame complesse e profonde, però sì, è in fase di montaggio hanno deciso, no vabbè, non è piaciuta a nessuno sta scena, tra l'altro non è che hanno tagliato 20 minuti, sarà buono, hanno tagliato 30 secondi, se a dire tanto, non ce l'ha messa, e quindi la scena c'è nel trailer, però nelle sale poi non arriva. Chissà se è per lo stesso motivo che in Ghost in the Shell non c'è il bacio che si vede nel trailer.
Ah, sì, cioè, c'è una scena in cui lei va in un posto dove non si capisce bene, cioè non viene detto esplicitamente, ma occhio, sembra essere una specie di prostituta del futuro, la tizia da cui va, e nel trailer si vede che la bacia, e nel film questa cosa non c'è, si limita a toccarle le labbra. Comunque, due dei collaboratori di The Shelter l'hanno visto ieri in anteprima stampa. Il film è un po' una merda. Sì, le recensioni su Rotten Tomatoes non mi sembra che dicano neanche. Però dicono che dal punto di vista della scrittura, di come sono stati attenti anche a dare un po' di ciccia a questi personaggi, che cioè io ogni tanto... tempo fa ho rivisto su YouTube le certe puntate di Power Ranger, è una roba improponibile. E invece questo, dal punto di vista della scrittura, non è male, nel senso, hanno fatto bene i conti, hanno evitato quella cosa del telefilm che di colore interpretava il Power Ranger nero e quella cinese interpretava quello giallo, che era... una roba che oggi non potresti proporre nelle sale. Che uno dei personaggi caso, anche... quello nero e blu e, sì. E quello orientale mi sembra che sia quello nero, quello nero, sì, esatto, sì. Mi sembra una delle due ragazze è omosessuale, sì, cosa che tra l'altro gli ha creato problemi in Russia, dove per questo motivo sì. Ha il rating 18 più è vero, sì, che per legge lì non si può essere proprio omosessuali, sì, sì. Sì, che tra l'altro su questa cosa, di colore invece... su questa cosa ascoltavo, ne parlavo nel podcast di Empire, e non so bene se sono d'accordo o no, però secondo me è affascinante questo aspetto, perché diceva il tipo che ne parlava del film, diceva sì, è un granché, comunque c'è ste robe che sono interessanti, e diceva, c'è un personaggio LGBT che però, cioè, lo è buttato lì così, la cosa non viene particolarmente approfondita, e mi chiedo se... sia per forza necessario avercelo il personaggio gay e dare un senso nella storia al fatto che è gay, o se sia in fondo anche più bello arrivare a una situazione in cui c'è un personaggio gay e vabbè, sti cazzi, lo è. Cioè, è come se ci fosse un personaggio biondo, cioè alla fine, esatto, la nostra società è talmente variegata che comincia a diventare... Forse il modo per farlo diventare più accettato e normale consiste anche nel trattarlo come una cosa normale, che semplicemente esiste, sì, quando il film non parla strettamente di quell'argomento. Ovviamente è chiaro che in Moonlight è un po' l'argomento del film. Sì, sì, sì. Però certo. In Power Rangers forse ha più senso che ci sia un personaggio gay, punto. Sti cazzi poi della sua storia da quel punto di vista. Cioè, un po' come nell'ultimo Star Trek, che fanno vedere che è gay, sì, Sulu, ma finisce lì. Cioè, è semplicemente, sì, come ti fanno vedere che Kirk tromba e ti fanno vedere che Sulu c'ha il compagno, punto. Ma del resto, cioè, non è che deve esserci una motivazione perché una persona sia gay o meno. Cioè, ma, quindi... però sai, a volte c'è un po' questa cosa che se ci metti la persona gay, vuoi cogliere l'occasione per far vedere la sua storia, approfondirla e far capire che... ma magari invece poi alla fine il modo migliore per ottenere quei risultati positivi è semplicemente trattarla come una cosa normale che non noti. E non farli morire, perché come spesso poi i personaggi omosessuali o di colore sono quelli che muoiono per primi. Tangente un attimo, in The 100 c'era stata proprio lì una rivoluzione, ma anche se non sbaglio in quella dei fratelli Winchester, Supernatural, un paio di personaggi omosessuali sono stati uccisi e tutti, cioè, e tutti quelli che gli dicevano prima, ma poi son cose che succedono quando li fai felici e poi pum muoiono, e quindi sono tutti incazzati proprio per questa cosa qui. E quindi sì, è anche bello vedere che non li ammazzano. Sta cosa dei personaggi omosessuali, ieri davano in televisione Poseidon, quello di Wolfgang Petersen, che è una discreta zotta, no? Non so se voi ve lo ricordate, se l'avete visto o meno. Ma è il remake? Il remake dell'avventura. Fece un remake dell'avventura del Poseidon, chiamato solo Poseidon, girato da Wolfgang Petersen, che è il regista mi ricordo l'originale, ma non... Io lo vidi la prima volta all'epoca, ma insomma non mi piacque, non mi è piaciuto manco ieri sera, però, cioè, per essere un film di qualche anno fa, cioè, No, vabbè, stavo in televisione, l'ho usato come sfondo mentre navigavo, l'ho lasciato lì perché non c'avevo voglia di cambiare canale, capito? Era troppo fatica. E lì c'è Richard Dreyfuss,
attore, insomma, di ha recitato in Incontri ravvicinati del terzo tipo con Richard Dreyfuss, per carità, famoso, insomma, discretamente famoso, che interpreta un architetto gay. E cioè, la cosa che mi ha sorpreso, al di là del fatto, il film è brutto, rimane brutto, però ha quella sensibilità nel dipingere comunque questo personaggio gay senza renderlo una macchietta, che non è, cioè, ancora oggi è difficile vederla in un film a qualsiasi livello, sia che sia un blockbuster, ma anche in film magari d'autore più, che dovrebbero essere più ricercati da questo punto di vista. Cioè, lui dice che è stato appena lasciato dal suo fidanzato, lo dice che comunque con una naturalezza, con anche il modo in cui poi filma le conseguenze di questo abbandono, il fatto che poi lui cerchi anche di suicidarsi il momento prima che arrivi l'onda, quella che poi ribalta la nave, e non so, la cosa mi ha sorpreso, ecco, visto che poi adesso ne stavamo parlando, mi è tornato in mente questa cosa qui. Oh, non vi dirò recuperate il film, però no, magari su YouTube la clip. Sì, no, infatti. Altra cosa che volevo dire è che uno dei Power Rangers è autistico. Ah, però okay. Non mi ricordo se il quello di colore. Deve no. No, lui c'ha problemi di alcol, quindi non. Okay. Poverino. Sì, no, pensavo a Ben Affleck lì, di Accountant. Che faceva il born autistico. Va bene, direi che abbiamo concluso. Io segnalo solo una cosa che non ho detto prima. Nel post sul sito metto i link alle quattro notizie di cui abbiamo parlato, il primo dei quali è il link alla pagina sul sito di Midnight Factory con l'elenco dei film che fanno per il ciclo di horror e soprattutto delle sale in cui li fanno, così magari uno ha un punto facile in cui recuperare se gli interessa l'iniziativa. Detto questo, direi che possiamo salutare. Ciao a tutti. Ciao.